Occhi di ghiaccio, geniali colpi pianificati in modo maniacale, un amore viscerale per i diamanti, il crimine è per l'unica donna in grado di scardinarne il cuore. Dal 1962 a oggi, Diabolik ha trafitto il petto di milioni di lettori, con uno dei fumetti più amati e longevi del nostro paese. Diabolik è senza dubbio una delle icone più rappresentative della nona arte italiana. L'iconico personaggio, creato dalle sorelle Giussani, finalmente sta per arrivare anche al cinema, con uno dei film italiani più attesi dell'anno. E allora ecco cosa sappiamo su Diabolik. Il film è stato diretto dai Manetti Bros, autori di piccoli cult come Zora la Vampira e il recente Amore e Malavita. Dopo tanti tentativi di adattamento andati in fumo, tra cui anche una serie TV che fu annunciata qualche anno fa da Sky ma che non ha mai visto la luce, il progetto ha fatto breccia nel cuore di Mario Gomboli, il curatore editoriale di Diabolik, che è rimasto colpito dall'amore, dal rispetto e dalla coerenza del soggetto proposto dai Manetti. Diabolik è stato scritto quindi dai due fratelli, ma anche da Michelangelo Laneve e dallo stesso Gomboli, per cui è un cinecomic nato a strettissimo contatto con la Astorina, storica casa editrice del fumetto del Re del Terrore. Qualche ora fa è stata finalmente ufficializzata la data d'uscita ufficiale del film. Diabolik arriverà nelle sale italiane il 31 dicembre 2020, diventando così un titolo di punta delle prossime festività natalizie. Assieme alla data è stato pubblicato anche il primo teaser poster del film, che probabilmente potrebbe anche essere presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà a inizio settembre. Incarnare il carisma di Diabolik, la classe e il fascino di Eva Kant non è cosa da poco, ma sulla carta i due attori scelti per tentare l'impresa sono forse i migliori sulla piazza. Il criminale dagli occhi di ghiaccio avrà il volto di Luca Marinelli, senza ombra di dubbio uno degli attori più duttili e estrionici del panorama italiano, mentre la sua amata Eva sarà interpretata da Miriam Leone, attrice in rapida ascesa che ci appare perfetta per la parte. Il mitico ispettore Ginko invece avrà il volto di un compassato Valerio Mastandrea e nel cast ci sarà spazio anche per Serena Rossi e Claudia Gerini. Diabolik, che è stato girato tra Milano, Bologna, Trieste e Courmayeur, sarà una origin story che ci mostrerà quindi un Diabolik alle prime armi, raccontandoci il primo incontro tra il criminale ed Eva Kant e di conseguenza la nascita del loro rapporto. Tra diamanti preziosi da rubare e caccia all'uomo, Diabolik sarà ambientato nella storica città immaginaria di Clerville, nel pieno degli anni 60. I Manetti Bros hanno promesso atmosfere dark, ma anche una buona dose di romanticismo, per quella che si prospetta una storia d'amore con una forte impronta criminale. E voi? Siete tra quelli che stanno aspettando con trepidazione Diabolik? E che aspettative avete sul film? Fateci sapere la vostra nei commenti.